Messere, che si combina? Buongiorno. Nuova edizione, un dai. Cazzo, si lavora. Questo è un nuovo format, ragazzi. Sì. Questo è un nuovo format che andremo a chiamare Capital Row. Ah, spieghiamo perché. Perché se è Capital Row, deve essere Row. Non ci avevamo voglia, raga, di fare il setup. Perché io ho un appuntamento tra 40 minuti e non c'ho tempo. Sì. Quindi fanculo, contenuti ve li portiamo lo stesso. Sì. E per vedere anche il day by day com'è di preciso e Beh. Quanto. Sabato mattina. Sabato mattina siamo qua in ufficio. In da club. In da club, nella stanza dello spirit e del fatturato. E si lavora, che dire. Cos'altro dobbiamo fare? Se non questo, alla fine il lavoro rappresenta quasi tutta la vita di un uomo. Passiamo la maggior parte del nostro tempo a lavorare, quindi tanto vale che sia un bel lavoro o che almeno dia soddisfazioni, no? Perché tanto star lì e fare le solite cose che magari a uno non piace, sta sul cazzo, eccetera, non è che abbia molto senso, no? Sì, sì. Stavamo, allora, tu stavi facendo un po' di check, delle robe. Sì, stavo guardando un attimino che ieri a livello di fatturato pure è andata bene come giornata. Molto bene. Io stavo controllando un nuovo episodio, raga. Sì. Capital, nuovo episodio uscirà. Capital Colpe. Tra l'altro mi sa che uscirà questo video dopo che, sì, che esce questo, quindi. Sì, mi sa di sì. Però una cosa anche interessante, oltre al fatto che ieri è stato, penso, la giornata top. Non so, forse la seconda giornata da sì, sempre. Simile. E non ho soprattutto una reazione, non mi sto mettendo lo smalto per le unghie, è solamente una roba che faccio. Cura personale, esatto. Mi sento un po' gay in questo momento, però va bene lo stesso. No, non c'è niente di gay. Sai cos'è gay? Quello che ha le mani che fa con i pezzi di schifo sopra. Sì. Sì. Però dicevo, anche se ieri è stata una giornata top, o magari la giornata più top a livello di fatturato, pure la seconda che c'è stata dall'inizio, e la mia reazione, anche magari quando prima di venire qua ho guardato giusto un attimo i report, eccetera, eccetera, non è stata una roba. Wow! Incredibile, fantastico, e adesso sbocciamo ancora. No, è stato proprio, cazzo, potevamo fare di più. Sì, sicuramente c'era tante cose che potevamo migliorare, soprattutto dal punto di vista del della preparazione. Tra l'altro ho preso questo nuovo MacBook Pro con l'M3 Pro, 14 pollici. Aspetta, fai vedere, c'è l'incisione dietro. C'è scritto me. Che bello. Vabbè, a parte dietro che sembra una roba un po' più plasticosa, però è molto più, com'è, recensione così? È cazzo pesante. Sì, sì. Pesante, però mi serviva anche perché l'altro Mac che ho, che è durato tipo 4 anni, sì, funziona bene il loro set, lo do comunque ad uno dei nostri ragazzi qua in ufficio per usarlo, perché comunque va molto bene. Anche perché quel Mac ci avevo dato tipo 3K e questo pure ci avevo dato gli altri 3K. Però quello era vecchia generazione. Sì, era l'M1 Pro. Non è i colori di fianco? Sì, ah, questo è l'Air, il mio. Sì, questo qua è l'Air. Il tuo è tipo blu, il mio è più grigio, eccetera. Però io ce l'ho più grosso, zia. Bastardo. Hai visto? Però a prescindere da questo, se volete prendere un MacBook Pro con l'M3... prendetelo, nel senso, vabbè, ce l'ho tipo da un paio di giorni, non è comodissimo perché sembra di avere un aeroporto, sì, tipo un aeroporto, comunque un tagliere, è letteralmente un tagliere, no? però boh, ci sta, anche perché io sono uno abbastanza, non direi braccino corto, ma non sono uno che spende. Non mi piace spendere, buttare soldi a cazzo, però se si tratta comunque di attrezzatura, alla fine questo è l'investimento migliore in assoluto. Se no, ne vale la pena spendere per questo, non per altre cazzate. Sì, ne vale la pena spendere, perché comunque se noi dobbiamo lavorare tutto quanto, a parte che, vabbè, non è che
abbiamo una situazione dove sto sempre qui fisso in ufficio e basta, no? Però serve alla fine un setup fatto bene. E alla fine a me non serve, non so, io ho preso pure il Dell, l'XPS, da 13 pollici con lo schermo 4K, touch, cazzi e mazzi, l'ho preso sul sito ufficiale della Dell, mi ricordo quando c'era pure il Covid. Sì, ma i Windows sono i Windows, fa cagare al cazzo. Sì, c'è un cazzo di dire, nel senso, alla fine possiamo dire tutto quello che vogliamo, sia la RAM dell'HP di sta minchia, c'ha 60 giga di RAM, tutte queste puttanate qua, ma alla fin fine, cioè, a cosa serve se comunque si blocca lo stesso, no? Invece poi ho cambiato dal Dell, che è un computer della madonna, cioè, ovviamente parlando, perché pure per quello ci ho sborsato 3K. Poi ho preso il Mac M1 Pro 3K, che è stato un cambio da così a così. E poi adesso questo, quindi vediamo un po' com'è. E qual è il programma di oggi? Oggi, questa settimana, vabbè, adesso non mi vedete, ma adesso appaio, sto fumando una siga. Cos'è che stai dicendo? Sto fumando una siga, fra. Ok. Zio. Questa settimana sono arrivati i nostri... Sì, se volete lavorare e fatturare, anche pure voi. Che cazzo? No, no, non fumate. Scherzi a parte. Scherzi a parte, queste stronzate. E cosa è successo questa settimana? Sono arrivati i nostri manager. Sì, sono arrivati i nostri team leader sulla parte di sales, sono tutti qua, abbiamo fatto anche un po' di change, abbiamo aggiunto giusto due scrivanie qua in questa stanza. E... Ah, è vero, non avete visto perché dal capital call è ancora col setup vecchio, ma abbiamo aggiunto un po' di file, cioè sì, un po' di spazio. Poi abbiamo un'altra stanza di là, però per anche una questione di unione, cioè sta brutto dividersi secondo me. Sì, è meglio avere tutto quanto qua e di là abbiamo lasciato come sala riunione. Sì, esatto. Sala riunione. Vabbè, là, non è vero. No. Ok. Come sala riunioni e va bene. E quanto, cioè, ha inciso comunque, non è che ha inciso, però si vede la differenza sul quando la gente è presente fisicamente rispetto al quando sono a distanza. Sì. C'è un cazzo da dire. Quando siamo qua, faccia a faccia, ci confrontiamo, dobbiamo dirci qualcosa, dobbiamo fare qualcosa, uff, subito. Ok, cazzo è successo qua, come possiamo risolvere? Subito. È stato sì, lo scambio di comunicazione è stato un po' molto rapido e questo ha sicuramente velocizzato. Sono sicuro che anche ha contribuito il fatto che al risultato di ieri, per esempio. Il fatto che la leadership fosse qua. Fisicamente lo scambio di informazione, quindi se nella vostra attività, se nella vostra azienda pensate di costruire una leadership, cioè una cerchia intorno al nucleo, no? Che siete voi se siete il titolare dell'attività, e però pensate di costruire questa leadership o management a distanza, la nostra opinione o la mia opinione soprattutto è quella che non è molto efficace. Cos'hai scoperto? Sono offeso. Perché qua su questo mappamondo del cazzo, no? Non so se si vede, no? Però c'è Slovacchia, Ucraina e la Romania, cioè non c'è scritto Romania, zio cane. Cioè come fai a scrivere Ucraina e non scrivere Romania? Che poi l'hanno messo pure in rosa. Vabbè, a parte questo. Dettagli importanti. Dettagli importanti perché qua insomma siamo alla capitale dell'Europa dell'Est. La capitale del fatturato, figa. Capitale del fatturato. Figa. E oggi che cazzo facciamo? Sì, lavoriamo un po', dobbiamo fare un po' di check, un po' di robe, devo fare anche alcune call. Contratti, non contratti, rimandati. Firmato? Contratto di ieri? E non ancora, ma... Farà sapere. Sì, ma se non oggi, domani, se non domani, lunedì, ma comunque il 99%. Quell'1% è solo la firma. Parliamo di un contratto potente, no? Sì, contratti potenti.
prodotti nucleari. Poi vedo che facciamo, vabbè, vediamo un po' sul da farsi eccetera, e stasera andiamo a fumarci una shisha con il team. Bene, vi faccio vedere anch'io, esisto, sì. Sono una sagra. Si vede anche questo qua, si inquadra? Sì. Ok. L'ho posizionato. L'hai posizionato, aspetta però che chiudo che sennò deve... c'è troppo bordello. Niente, è stata una settimana secondo me molto produttiva. Oh, io tutte quelle che è passata una qua, come tante che passano davanti qua, tutta quanta vestita leopardato. Sì. Non so te, ma a me quelle che sono vestite tutte leopardate mi sanno troppo di puttana. Mi dà fastidio il leopardato. Sì, ti sa proprio di... Sai quel tipo di puttana che tu magari troveresti in un bordello? Sì. No. Un abbigliamento troppo... Ma sai perché? Perché sono stati educati anche dalla TV, no? Che quelle vestite così sono un po' bagasce. Vabbè, però quelle effettivamente vestite così sono bagasce. Non ho mai visto una dottoressa vestita così o un avvocato vestito così. Beh, magari non durante il servizio, però poi quando fa la bagascia si veste così. Non puoi sapere... Cioè, a me una dottoressa che mi ha fatto un intervento, una visita, non l'ho mai vista leopardata. No. L'abito fa il monaco, tanto. L'abito fa il monaco, conta. Parlavamo prima, no? Conta che veramente. Tanti luoghi qua a Bucarest non ti fanno entrare, ragazzi, se non siete vestiti decentemente. Sì. Con decentemente parliamo con un minimo di eleganza, classe. Sì, non dico che bisogna essere in giacca e cravatta, ma almeno, cioè, non so, io adesso ho una camicia normale in lino, pantaloni normali neri, mocassini di... Non ricordo la qua, di Massimo Dutti, che non è neanche italiano tra l'altro il brand, no. Se lo sono inventati forse i cinesi, non mi ricordo chi, ma Massimo, perché di solito i brand italiani all'estero, di vestiti, sì. No? Tipo Gucci, deriva comunque dal cognome di Guccio Gucci, sì. No? Quindi tutto quanto a livello italiano deriva sempre da una famiglia, da un'origine, dalla storia. Massimo Dutti in realtà non c'è un caso. Però oggettivamente parlando vende una roba di qualità. Sì, no, la qualità è vero, è molto più costoso, però ne vale la pena perché sicuramente non è tipo loro piana, no? Che ti danno secondo me gli stessi abiti di Massimo Dutti a livello di qualità, sì. Però per prezzi tipo 20 volte superiori. Ma loro piana ti mettono la scritta del nome qua sotto la suola, zio. Tu quando vai da una figa, no? O sì. Quando vai da tua moglie e tutto quanto, eccetera, che le devi ricordare come ti chiami. Fai vedere la suola della scarpa. Tieni zia, proprio così. Però sì, questa settimana è stata una bella settimana, devo dire. Forse è la settimana più produttiva, dobbiamo vedere domani. Sì, ma perché appunto questa roba qua deve rimanere, abbiamo iniziato il mese bene, penso che è la settimana più alta di sempre. Può essere, se devo calcolare. La settimana più alta di sempre, e però perché? Non perché abbiamo ha portato modifiche tecniche, strategiche. Non abbiamo impostato un numero. Eccetera, non abbiamo impostato un numero, ci siamo concentrati solo su che cazzo dobbiamo fare per migliorare la situazione. Sì, le cose da poi fare. Anche solo il fatto dell'introduzione di certe cose che non facciamo, insomma, senza dire un cazzo. E già quello ha contribuito tanto, che adesso rappresenta un 20% in più, cioè, della revenue, cioè, con una roba veramente semplice, diciamo così, l'inserimento di un nuovo prodotto. Sì, esatto, l'inserimento di un nuovo prodotto che ha delle caratteristiche diverse dai prodotti che vendevamo prima, e si è rivelato, diciamo, come hai detto tu prima, un cambio di paradigma. Perché eravamo abituati a vendere i prodotti in una certa maniera, che avevano delle certe caratteristiche, e adesso con questo prodotto con delle caratteristiche differenti, cazzo, ottieni molto di più con sicuramente la stessa energia investita. Quindi, proprio perché a volte è così, non è lavorare duro, ma è lavorare intelligente. Sì, soprattutto sul lavorare, sulle cose che contano, perché noi siamo qua e otteniamo certi risultati non perché lavoriamo di più, perché oggettivamente parlando non lavoriamo di più. I minatori lavorano più di noi. E
Esatto, non lavoriamo più dei minatori che stanno lì, oppure dei pescatori che stanno a largo 6 mesi, oppure della gente che asfalta le strade. Non lavoriamo più di quelle persone, lavoriamo sulle cose che contano per noi e che fanno la differenza, soprattutto perché non è che facciamo qualcosa di manuale, di manuale. Quello che fa la differenza per noi è pensare, ragionare. Decision making. Pensare, ragionare sul che cazzo posso fare di preciso a livello decisionale per far sì che la situazione migliori, che anche solo migliora del 10%, se questo 10% rappresenta, non so, 10k in più al mese, ipotizziamo, no? Sono comunque 100k in più all'anno. 120. Tra virgolette gratis, sì, 120. Tra virgolette gratis, semplicemente apportando questa modifica in più, è un po' come con l'e-commerce o qualsiasi altro tipo di roba dove si apporta, non so, un upsell o un'altra roba. Vendi l'hamburger, però cazzo dai anche le patatine, anche se rappresenta quel poco in più, fino alla fine dell'anno sono soldi alla fine. Perché forse le persone si dimenticano troppo del compound nel lungo periodo e sì, pensano troppo a che cosa mi può dare adesso questa cosa. Cioè, capito, se tu pensassi aggiungere le patatine al menù non è che mi fa approfittare di più durante la giornata. Però cazzo, se moltiplichi in 12 mesi, 365 giorni, lo fa. Sì. E anche di una buona percentuale, quindi... No, certo, sì, è proprio lavorare sulla qualità delle azioni, piuttosto che sulla quantità, o sul volume di quella cosa che ti può dare. Per essere un po' più estetico. Però sì, i dettagli fanno la differenza. E ignorare completamente tutto lo schifo che c'è lì fuori. La vicinanza delle persone, secondo me, passato il periodo Covid, eccetera, eccetera, tutti quanti sono esaltati per questa roba della distanza, eh? Io penso che in realtà la presenza fa una grande differenza. Forse l'avevo già detto in un altro capital, però cazzo, non puoi competere contro, cioè se tu fai la stessa cosa che facciamo noi e il tuo team è tutto a distanza, non puoi competere con noi che facciamo la stessa cosa e siamo tutti in presenza. Non puoi. Proprio per tantissime caratteristiche. Quanto è? Sono 600. 700, 800, 900, 1000. Sono $1000, ok, $1000 ce l'hai qua, io sono alla banca, ti ho dato $1000, no, però poi lo Stato italiano arriva e si prende tipo questo, no, quanto ti rimane? 400, 500. Bene, 400. Se ne manca uno. Questo è l'affitto, questa è la macchina. Questo è il calcetto con Jessico. E questo sono le rate dei telefoni e delle altre cazzatine, eccetera. E mangiare? Quello. Questo è cos'è? Quelli sono $100 rimasti per il cibo, dove comprerai da mangiare le robe surgelate, i cordon bleu. Cordon bleu surgelati, figa. Esatto. Zio. Questo è l'esempio pratico di come la maggior parte della gente vive. Banca. Qualsiasi persona della massa. Stato. Che comunque è a braccetto con le banche. Cosa consigli per cambiare questa situazione, se qualcuno vuole cambiare questa situazione, perché tanti non vogliono. Cliccare nel link qua sotto, perché stiamo cercando venditori, così la tua situazione sarà proprio, magari non tutto, però questo. Ogni mese. Ogni fottuto mese. Raga, cliccate il cazzo di link in bio. Prenotate una cazzo di call conoscitiva con me, vediamo se siete idonei, se avete le caratteristiche giuste. Abbiamo scartato moltissimi candidati perché non vi potete presentare in una casa.
cazzo di call dicendo che volete lavorare e avete 3 ore di merda durante il giorno per lavorare. Non è un'entrata extra questa cazzo di attività. O volete lavorare o lavorate, o se no fuori. Detto questo, prenotate il cazzo di link di merda, la call conoscitiva, vediamo se avete le caratteristiche giuste per poter lavorare insieme e vediamo se potete fare un po' di banca. Ecco perché YouTube mi ha tolto la monetizzazione, perché tu spari una marea di parolacce. Ma va. ma se siamo figa così sani e genuini. È proprio per il fatto che siamo sani e genuini che... Ci ha tolto la monetizzazione perché non parliamo di cose gay e di guerre, di cattivi quelli rossi dell'est e cazzate del genere. E sparatemi in vena, zio, i sieri curativi. Per questo abbiamo tolto la monetizzazione. Perché non siamo pecore. Volete la monetizzazione? Fate le pecore. Un saluto.